Don Bosco è un modello, continua ad esserlo, il più grande educatore di tutti i tempi, con una trovata lungimirante, con l'umiltà di mettersi accanto ai suoi giovani. Don Bosco è stato spalla per i suoi giovani, ma li ha resi spalla per il mondo. Don Bosco ha raccolto le loro fragilità e le ha trasformate in punti di forza. Don Bosco è stato con loro. Un amministratore oggi non può non stare con la sua gente, non può non stare con i suoi più piccoli cittadini, perché sono quei piccoli cittadini che diventano semi per una comunità migliore. Le istituzioni spesso peccano di superbia, sono chiuse all'interno delle loro stanze e fanno percepire poco l'amore e il servizio verso le loro comunità. Da questo bisogna ripartire. Don Bosco ha amato i suoi giovani, ha amato la sua gente e questo la sua gente lo ha percepito. E su questo amore è stato possibile costruire tanto. Don Bosco ha asciugato le lacrime che ha visto concretamente. Gli amministratori di oggi, le istituzioni di oggi non possono essere sorde rispetto alle esigenze delle comunità che rappresentano. E allora ricostruire questo legame e farlo con gioia. Don Bosco è il santo della gioia, la gioia nelle azioni, la gioia nei pensieri, la gioia che genera speranza. Le nostre comunità hanno bisogno di speranza e noi amministratori quella speranza possiamo incarnarla e possiamo testimoniarla. Sicuramente il cortile e quindi la strada. Il cortile che è il luogo di incontro, che è il luogo di ascolto, che è il luogo di confronto, che è il luogo a volte anche di scontro, ma su quegli scontri si genera la bellezza, la cura delle persone, l'attenzione agli ultimi, ai fragili, l'attenzione a chi ha paura a denunciare se stesso. Perché di questo abbiamo anche bisogno, di dare la possibilità ai nostri ragazzi di farli sentire protetti anche nell'eventuale denuncia di ciò che hanno all'interno e che non va bene. Devono potersi fidare di noi e per fidarsi devono vederci in mezzo a loro. È un'immagine bellissima quella del lievito. Ci hanno abituato nel tempo al lievito istantaneo, al tutto e subito. Il lievito e quindi la cura, quindi la preparazione, quindi il tempo, quindi il calore è quello che fa crescere dei frutti buoni. E allora con i giovani bisogna essere lievito in questo modo, coccolarli, accarezzarli, essere dirompenti lì dove serve, ma quella dirompenza che viene da loro percepita non come prevaricazione, non come prepotenza, ma davvero come accompagnamento. Noi dobbiamo generare nelle nostre nuove generazioni il senso di fiducia reciproca e soprattutto dobbiamo fare in modo che siano le nuove generazioni a dettarci l'agenda e non il contrario. Questo lo dico da amministratore. Tante volte si pensa di fare tante cose, ma si perde di vista l'obiettivo fondamentale. Ciò che facciamo è realmente ciò che ci chiede la nostra gente? Da questo si può ripartire.